chiamo Francesco, sono di Margherita, ho 39 anni e sono affetto da sclerosi multipla. Dal 2010 sono in carrozzina e ho avuto difficoltà a venire al mare, quindi a sentirmi libero. La sensazione di questo bagno libero e sicuro è il poter riassaporare, no, il poter sentire sulla pelle l'essere libera, ecco. È la libertà il filo conduttore del progetto Mare Senza Barriere, realizzato dal Comune di Margherita di Savoia, dall'Unitalsi e dalla ASBT. Su un tratto di spiaggia libera è stato realizzato un accesso per diversamente abili con un servizio di assistenza in acqua ed è stato attivato un punto di assistenza medica ed infermieristica con l'unico obiettivo di garantire a tutti l'accesso al mare. Quest'anno sei riuscito a fare il bagno tutti i giorni? Sì, quest'anno, da quando è cominciata questa avventura, sono riuscito ad andare al mare tutti i giorni, con gente comunque che mi dà la possibilità di fare il bagno. E io comunque mi sento libero e mi sento anche sicuro di questa gente che mi aiuta, insomma. La vicinanza anche di una struttura medica ed infermieristica, anche questo ti fa sentire, certo, più tranquillo? Mi dà più tranquillità e mi dà comunque modo di vivere diciamo questa circostanza a 360 gradi. Qui a Margherita l'accesso al mare è su una spiaggia libera e soprattutto su una spiaggia che è stata pensata anche per chi come te è in sedia a rotelle, per sì. Cui non ci sono barriere architettoniche e questo ti consente di arrivare in totale serenità. È così? Sì, assolutamente. Ho vari ausili che mi aiutano ad arrivare al mare, quindi con molta tranquillità arrivo in spiaggia. Mi racconti la sensazione di fare il bagno qui a Margherita in acqua, sentendoti tranquilla magari? Assolutamente, è una sensazione bellissima, perché appunto mi sento sicura, è una sensazione che non si può, bisogna provarlo, insomma è bellissimo, è bellissimo. E la libertà diventa una conquista anche per i parenti e gli amici, per chi può lasciarsi contagiare da un'emozione ritrovata. Rosana, tu sei la mamma di una giovane donna affetta da spina bifida. Che cosa ha significato per te portarla al mare durante questi anni? Beh, all'inizio tanti sacrifici perché la dovevo gestire con una sedia a rotelle e poi man mano che cresceva il peso e anche la mia età che avanzava si sono fatti sentire, per cui è iniziato a diventare tutto pesante. Quest'anno l'accesso al mare è un accesso libero, soprattutto vicino a casa, è un accesso gratuito, privo di barriere. Che cosa ha significato anche per te questo? Libertà anche per me. Libertà assoluta, perché quando i tuoi figli stanno bene incontrano persone competenti che possono aiutarli a metterli in acqua o strutture che comunque sono attrezzate. È chiaro che noi siamo tutti tranquilli e sereni e soprattutto vediamo che lei è serena e quindi chiaramente si ripercuote su di noi. Una giornata al mare è una giornata al mare, in serenità.